facendo parte noi della conferenza della, dei presidenti di regione, io intendo sostenere con forza che questo provvedimento del governo nulla è che una forma di assistenzialismo spicciolo, un tirare a campare alla giornata, fondato su una ipocrisia, e arriva adesso l'aforisma a cui ti facevo riferimento. Nessun giovane è disoccupato perché è giovane. I disoccupati, i giovani sono disoccupati perché in questo paese non c'è lavoro, non c'è competitività del nostro sistema industriale nello scenario economico globalizzato per una serie di circostanze che attengono ovviamente ad alcune cose su quali invece un governo si dovrebbe misurare. Noi non abbiamo bisogno in questo momento storico di un governo simil democristiano, i tempi sono diversi. Abbiamo bisogno di un governo che sappia intervenire su alcune questioni che diano competitività al Paese, mi riferisco al sistema delle tasse, mi riferisco ai costi più alti che il nostro sistema imprenditoriale è costretto a sostenere, tipo l'energia, mi riferisco a quelle tasse ancora che gravano sul costo del lavoro in maniera rilevantissima, ma mi riferisco anche ad alcune iniziative che il governo dovrebbe prendere per favorire questi provvedimenti, che in qualche maniera queste soluzioni possano dare al Paese competitività e quindi prospettive di lavoro, giovani e non. Disboscare la spesa pubblica, resistendo a tutti quegli interessi corporativi, veterosindacali, che in qualche modo sono il vero ostacolo, lì si ci vuole il coraggio di un governo per attuare una rivoluzione in questo paese che non è democristiana, i tempi sono cambiati, la rivoluzione che si deve attuare è quella liberale e sussidiaria. Detto questo, perché lo dico in maniera così forte? Perché a pagare per, in termini di disoccupazione, soprattutto giovanile, quindi sono i giovani, una cosa di questo genere, però il problema che io sto notando è che sono gli stessi giovani a non rendersi conto di quello di cui il Paese avrebbe bisogno per restituire il lavoro e far sì che le loro prospettive di futuro siano migliori. E dico questo anche perché qualche giorno fa, parlando col ministro Trigilia, che ha fatto questo provvedimento che secondo me è un provvedimento inefficace, lo vedrete, potrà dare anche per un breve periodo di tempo una forma di assistenzialismo, ma torniamo a logiche, direi, del passato, è comunque inferiore a quelle che ha dato la Regione Abruzzo in forma di incentivo. La Regione Abruzzo non può intervenire su quei temi così strutturali del Paese, lo fa sulle sue questioni strutturali. Noi abbiamo ridotto le tasse, il Governo nazionale non l'ha fatto, noi abbiamo ridotto la spesa pubblica per consentire la riduzione delle tasse, il Governo nazionale non l'ha fatto, ma questo dimostra intanto che si può fare. E i giovani, purtroppo, a mio giudizio, rischiano di non comprendere quello di cui lo avrebbero bisogno e quindi di avallare delle politiche che in questo momento sono molto negative. Detto questo, il ministro Trigilia, che mi ha chiesto, ci farebbe piacere che a questo programma che noi abbiamo fatto e che io ancora non conoscevo nei contenuti, partecipasse anche l'Abruzzo, attraverso una pratica un sostegno finanziario a queste misure. Io ho preso tempo, ho voluto vedere il provvedimento e adesso gli dico forte che l'Abruzzo non partecipa a quello che ho definito assistenzialismo spicciolo per due ragioni. Primo, perché dovrebbero destinare questi fondi ad altro. Se vogliono fare, vogliono contrastare realmente quelle che sono le difficoltà del nostro Paese di creare occupazione, di creare sviluppo. Secondo, perché quindi mi sembra demagogico, propagandistico. Secondo, perché con i nostri soldi noi sappiamo fare di meglio e faremo di meglio di quello che ha fatto il Governo nazionale su questo punto. Detto questo, sono molto felice anche di poter annunciare una save the date, diciamo in qualche maniera. Lo Svimez sarà a Pescara il 5 di luglio,
lo Svimez è l'istituto economico più autorevole per quanto riguarda nazionale, per quanto riguarda gli studi per il Mezzogiorno, che normalmente presenta una relazione annuale in Parlamento a Roma su quello che è l'andamento dell'economia meridionale, anticiperà qualche, diciamo così, qualche dato delle ricerche che hanno fatto e lo farà pescare il 5 di luglio. E verranno analizzati anche il trend e la situazione che c'è stata dal 2007 al 2012 in tutte le regioni italiane. L'unico istituto che cala quelle che sono le dinamiche, diciamo, statistiche nazionali, poi a livello di singola regione, perché da anni ha un impegno in questo senso, e vedrete che l'Abruzzo è una delle regioni italiane, forse l'unica, forse la prima, che ha meglio contrastato la, pur avendo segni negativi, come è inevitabile come che tutti ci siano, sia in termini di PIL, sia in termini di occupazione e così via. Se facciamo la fotografia del 2007 e di tutte le regioni italiane e facciamo la fotografia del 2012 di tutte le regioni italiane, non noi ovviamente, la regione Abruzzo, grazie al suo tessuto imprenditoriale, perché questa è la realtà, è riuscita a contenere o a contrastare la crisi meglio di altri. Questo non significa che la crisi non ci sia, però significa che la regione Abruzzo, grazie a questa performance, grazie al fatto che oggi ha delle prospettive in termini di strutturali diciamo delle finanze regionali che gli consentono dal 2015 di tornare ad investire in maniera sostanziosa su bilanci regionali per le politiche regionali, che noi concentreremo su quelle che sono le politiche di sviluppo e di crescita, le prospettive della nostra regione sono migliori di tante altre. Abbiamo anche avuto ieri la visita di Moody's, e vi posso annunciare che quando siamo partiti la differenza di rating tra il paese e l'Abruzzo era di 4 punti, oggi è di un punto solo il rating, la differenza tra la regione Abruzzo e il paese. Se avessimo nel 2015, io sono convinto che, avendo finito a pagare un sacco di cartolizzazioni che voi sapete, noi potremmo nel 2015 al 2016 aspirare ad avere lo stesso rating dell'Italia, sperando che l'Italia non vada ancora più. Certo, più dell'Italia è impossibile, dovendo stare nell'Italia, però questo significa che le prospettive possono essere, diciamo così, rose rispetto a quelle che... Certo, se non ci sarà la ripresa internazionale qui e se il nostro paese non farà quella svolta di cui questo paese ha bisogno, insomma, si renderà tutto più difficile. Per adesso mi congratulo con le imprese, loro faranno la loro parte, e noi cercheremo di sostenerle in quello che sono le loro prospettive di sviluppo e di occupazione, e li ringrazio a nome, diciamo, di tutti gli abruzzesi per la loro capacità di essere sul mercato, che oggi è veramente una cosa assolutamente, direi, da apprezzare. Finalmente si comincia a comprendere che ci sono i produttori, e se i produttori non tirano, non tira nulla e non si sostiene nemmeno il welfare. Congratulazioni per la vostra attività. Bene. Grazie. Altre domande? Domande.